che i matematici essenzialmente hanno imparato come si faceva matematica ai tempi di Euclide, non è che abbiamo cambiato molto i tempi. Cioè, ogni tanto leggete sui giornali che si fanno dimostrazioni al computer, alcuni fanno dimostrazioni al computer, la maggior parte di noi sta seduta a un tavolino in piedi a una lavagna. Insomma, l'unica cosa che non facciamo più dai tempi di Euclide è che non facciamo più le dimostrazioni scrivendole nella sabbia, ma è giusto perché abbiamo cementato ogni cosa e ci manca la sabbia, se no faremo ancora anche quello. Comunque questo si può rendere rigoroso. La domanda successiva è perché si studia una cosa del genere? E su questo vorrei dire alcune parole, cioè intanto per cominciare questo tipo di oggetto non si chiama veramente il pazzo, quando lo rendete rigoroso è una cosa che ci dispiace dirlo, ma in italiano non c'ha neanche un nome, una cosa che viene all'incirca dagli anni 70. Proprio la via. Balletti. Okay. Allora, c'è questi nomi strani. Siamo appesi proprio a un filo. Come ho detto, diciamo, la definizione originale qui è del 1962 e quella che sto usando qua è del 1974. Quindi non è che sia